ringrazio Paolo per l'invito, cercherò insomma di contenere, perché se volessi veramente fare un po' la storia ci vorrebbe mezza giornata, e invece andiamo un attimo al sodo. La situazione della discarica di Pianura, in maniera, voglio dire, molto marginale per la verità, ci viene addirittura, voglio dire, segnalata dai traffici che sono, come dire, passati dalle istituzioni, e quindi sembra una specie di legalità per poter portare dei rifiuti dentro la discarica. Naturalmente sono una piccola parte, però insomma è raccapricciante, è raccapricciante. Faccio solo alcuni esempi. Noi qua abbiamo la documentazione di bollette di trasporto di rifiuti autorizzati dalla provincia di Napoli. ANR di Brindisi delle Ceneri, provincia di Torino, fanghi filtropressati, rifiuti ospedalieri, rifiuti industriali, amianto, e chi ne ha più ne metta. È come se non bastasse, voglio dire, quello che ci demanda dalle istituzioni come un traffico più o meno legale, no? E così via. Poi noi siamo legati a tutti i traffici, legati evidentemente alla malavita, perché Pianura ha una storia, voglio dire, legata al movimento terra, che parte dalla grande speculazione edilizia che c'è stata su Pianura ed è continuata ad esserci su questi trasporti illeciti evidentemente verso la discarica. Bene, noi abbiamo fatto una bella esperienza a Pianura, voglio dire, siamo stati un po' i portatori di allargare questo ragionamento al di fuori del quartiere, e quando abbiamo pensato che fosse necessario entrare in contatto con una comunità scientifica che potesse darci anche a noi delle direttive. Infatti ricordo un periodo in cui io e Doriana Sabri, che facevamo parte di questo comitato e così via, chiedemmo un incontro alla comunità scientifica a Palazzo Marignano, e da allora in poi avemmo, come dire, una collaborazione che ci consentì poi, come dire, di frenare questa volontà ulteriore di continuare a sversare rifiuti nella discarica di Pianura. Penso alla bonifica appunto dell'Italsider, cui rifiuti che chiamavano inerti, che volevano trasportarli nella discarica. Penso alla volontà di aprire un'altra volta la discarica per i rifiuti urbani e così via. E noi, voglio dire, vediamo queste istituzioni, no, che dovrebbero, come dire, farsi carico dei disastri che loro hanno, come dire, fatto per il passato. Niente, non si fermano mai. Questo cosa ci fa capire? Che il rapporto che c'è fra una serie di attività connesse all'attività produttiva, industriale e così via, vanno avanti senza regole. Vanno avanti senza regole, anzi addirittura se noi pensiamo oggi alla situazione economica, alla situazione finanziaria e così via, addirittura se parliamo dei rifiuti, fa parte del prodotto interno lordo, anche quello incrementa il prodotto interno lordo. Quindi noi dobbiamo cominciare, senza doverla fare lui, a interrogarci del che fare. Perché le varie spontaneità che sui territori di Napoli si sono battuti grazie a delle persone che hanno, come dire, messo la loro vita all'impegno sociale per impedire alle istituzioni che avrebbero dovuto loro, come dire, frenare questa situazione, invece no, siamo andati avanti, e tanti focolai nella città di Napoli, voglio dire, di persone che si sono impegnate per i loro quartieri per evitare queste nefandezze. Il problema oggi, secondo me, è di cominciare a capire, no, cosa dobbiamo fare. Ne parliamo troppo, ne parliamo spesso. Poi è arrivato il momento di porci l'interrogativo, secondo me, epocale. Noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui il profitto è al di sopra di tutto.
E noi dovremmo cominciare a dire cosa dobbiamo produrre, come lo dobbiamo produrre e perché lo dobbiamo produrre. Quindi qua mettiamo in discussione questo modello capitalistico, per la verità, perché altrimenti, voglio dire, tutte le grandi volontà nostre e il tempo che abbiamo speso in Italia serve a niente, serve a niente. Io per esempio, voglio dire, sono 3 anni, 4 anni che non faccio più niente, perché per esempio, e Paolo se ne ricorda, l'ultima iniziativa che abbiamo fatto a Pianura è stata quella di cominciare a premere sulle bonifiche. E sappiamo che bonificare quei territori, specialmente se penso a Pianura, mi vengono i brividi. Come si fa? Come si fa a bonificare quell'area? E forse questo è il ragionamento, poi passando sul lato economico, del debito pubblico. Cioè gli altri hanno fatto affari, quelli che hanno lavorato, la camorra ha lucrato sui rifiuti, il proprietario di quel territorio ha inquinato e ha causato morti e così via e si è arricchito. No, il problema evidentemente, torno a ripetere, è del che fare. Allora, dobbiamo cominciare di nuovo a mettere al centro le bonifiche e di là cominciare a sviluppare un ragionamento organizzativo stabile di tutti i soggetti, non che ci rimane una volta ogni tanto, una volta parlando di piano 1, una volta parlando di questo, una volta parlando di quell'altro. Guardate un attimo cosa sta succedendo all'Italia. Per anni, anni e anni e anni, questi sono andati avanti, inquinando, ammazzando e così via. Oggi ci sta un operaio che evidentemente sta su di un bivio, cioè bonifichiamo il territorio e quindi andiamo in cassa integrazione, oppure ci stanno licenziamenti e così via, oppure andiamo a lavorare senza pensare a quello che succede a noi e a quello che succede alla popolazione. Infatti mo il comune fa un referendum per esercitare il diritto di chiudere o no. Voglio dire, questo è un modello che non si può sostenere. Perché lì vanno a mettere il pezzuello. Un problema è vedere invece il problema di che fare. Io non lo voglio fare lungo perché avrei da raccontare tante di quelle cose, perché tu sai, no? Fortunatamente, voglio dire, negli ultimi anni non abbiamo più consentito assolutamente di mettere niente più in quella discarica. Perché la storia ci demandava morte, morte, morte e tristezza nelle famiglie. Non c'è una famiglia a ridosso dell'area della discarica che non abbia avuto fenomeni di tumore e così via. Mi leggevo venendo qua questo lavoro fatto da Medicina 2000, no? Su quelli che erano i fenomeni che hanno, come dire, assillato la popolazione, specialmente sulla questione del mesoteliome pleurico. Lavoro fatto da Gerardo Ciannello, delle donne, Crispino, Antinoppi, del Monaco. Sono delle potenzialità di conoscenza che dobbiamo coinvolgere e dobbiamo cominciare, come dire, a fare dei punti, no? Di approfondimento e anche evidentemente organizzativo per riconoscere questa situazione. Va bene. Okay. Grazie a Zaccaria.